tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it. Su voci.fm è un vero piacere, siamo con Flavia Aquilone. Come stai qui a Siracusa? Bene, bene, grazie. Sono appena arrivato, mi sto ancora ambientando, è un piacere essere qui. Soprattutto fa molto freddo, dobbiamo dirlo. Molto freddo, sì, è vero. Allora, Euromed Festival Tonino Accolla, tu verrai insignito del premio eccellenza di questo festival 2024, nona edizione. Intanto che effetto ti fa? Beh, sicuramente una grande responsabilità, insomma, ricevere un premio che porta un nome così importante è una grande emozione. Conoscevo Tonino molto bene, ho iniziato questo percorso quando ero bambino e ho lavorato moltissimo con lui quando ero molto piccolo, quindi insomma mi riempie il cuore di gioia. Tra l'altro so che sei anche direttore ora di doppiaggio. Sì, mi è capitato di sperimentare anche quel ruolo, è stata un'esperienza molto formativa per me. Hai iniziato con il doppiaggio da piccolissimo, credo avessi 4 anni, e c'è stato il fatto che magari c'era tua mamma che era direttore di doppiaggio, direttrice di doppiaggio. Secondo te, ecco, essere in famiglia aiuta, da una mano, però poi ovviamente immagino che deve esserci il merito, insomma, l'impegno. Nel mio caso ha sicuramente aiutato, perché ho avuto modo di apprendere un mestiere da bambino e quindi di imparare proprio a conoscere un ambiente sin da quando ero molto molto piccolo. In realtà direi che sicuramente aiuta, come aiuta in qualsiasi ambiente e qualsiasi ambito lavorativo, ma ci tengo molto a specificare il fatto che non è fondamentale. Ci sono esempi di illustri colleghi che sono arrivati molto molto in alto e non erano figli di nessuno, quindi è un po' un falso mito. Mia mamma mi ha insegnato molto, questo senz'altro. Questo mi sembra, insomma, ovvio. Senti, tra i tanti doppiaggi, i tanti personaggi a cui hai dato voce, qual è il tuo doppiaggio del cuore? È difficile stabilire qual è il doppiaggio del cuore, perché in un percorso di crescita tanti, tanti personaggi svolgono ognuno una propria funzione, quindi direi che sceglierne uno è veramente difficile. Ad oggi ti dico che uno dei miei personaggi preferiti è sicuramente Lily in Danish Girl, un ruolo che ho amato tantissimo per vari motivi. Non so se è il mio preferito, ma è sicuramente uno di quelli che preferisco. Invece posso dirti il mio di preferito, per quanto possa contare, La Casa di Carta, Denver. Beh, è sicuramente un personaggio divertente, divertente sia da interpretare che da guardare come spettatore. Tanta animazione anche per te, credo, no? Abbastanza, abbastanza, sia più cinema d'animazione che serie d'animazione, però sì, in realtà sì. Senti, ecco, mi hai parlato di cinema e di serie. È diverso dar voce a un personaggio in un film che in una serie televisiva? Perché per gli attori è molto diverso. Raccontano che nelle serie possono ovviamente approfondire il personaggio. Mi chiedevo per voi doppiatori se più o meno, insomma, la cosa è uguale oppure no. Allora, il nostro lavoro è lo stesso. Noi dobbiamo adattarci a quello che è già stato fatto da un altro attore. Non abbiamo il compito di creare nulla. Quindi diciamo che il nostro lavoro rimane identico. È chiaro che in un percorso di una serie che dura magari anche anni hai modo di affezionarti al personaggio e di comprendere meglio alcune sfumature del personaggio. I film al contrario sono esperienze più brevi, più circoscritte se vogliamo, in un lasso di tempo minore, ma c'è una maggior cura, c'è una produttività minore, dei tempi di lavorazione sono più dilatati, quindi direi che sono due esperienze diverse, ma che entrambe regalano emozioni molto importanti. Si affeziona magari un po', no, al personaggio che segui in varie stagioni di una serie? Diciamo che affezionarsi è impossibile non affezionarsi, magari non tutti ti restano nel cuore come alcuni, ma sì. Senti, tu sei anche il compagno di Valentina Favazza, che intervisteremo tra poco, ma a casa che fate? Vi parlate con le voci impostate oppure no? Io spero che non recitiamo neanche con le voci impostate, onestamente. No, 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 per carità, le voci impostate non ci piacciono e cerchiamo anche di staccare, di scindere molto quello che è la professione. La privata. Esatto.
È cambiato il doppiaggio, vero? Dalle voci impostate di una volta al doppiaggio di oggi. Beh, è cambiato un po' tutto, è cambiato il cinema, è cambiata la recitazione, sono cambiati tanti aspetti. Comunque sì, il doppiaggio è in continua evoluzione, è in continuo cambiamento, quindi sicuramente sì. Diciamo che il concetto di voce impostata, secondo me, rischia di risultare un po' svilente, soprattutto se viene in qualche modo raccontato in un contesto dove il doppiaggio si faceva, tipo negli anni 70, negli anni 80, dove c'erano dei grandissimi maestri che venivano dal teatro e da una scuola incredibile. Quindi è sempre un termine che a noi professionisti del settore non piace molto, perché in qualche modo va a descrivere, diciamo, no? un'intera fetta di professionisti in qualche modo scimmiottando una caratteristica che poi in realtà non è così centrale, non è il nucleo, insomma, di quello che facciamo. Ovviamente quando ho parlato, correggo, perché quando ho parlato di voce impostata, insomma, noi di Voci.fm assolutamente non volevamo né offendere, intendevo voce, forse ho detto male, impostata, intendevo voce sul personaggio, voce magari quella di un cartone, ecco, una voce adattata, diciamo, questo. Allora, guarda, ne approfitto per dirti che generalmente, per come mi hanno insegnato a fare questo lavoro, mi hanno sempre detto di non cambiare mai la mia voce, a meno che il personaggio non lo richiedesse. Quindi io tendenzialmente tendo sempre a utilizzare la mia voce, la caratterizzo solo esclusivamente se l'attore originale caratterizza il personaggio con la sua voce. Quindi se c'è una ricerca vocale tramite l'aiuto anche del direttore, allora modifico la mia voce, altrimenti io cerco di essere sempre di utilizzare sempre la mia voce, perché credo che il vero cambiamento al personaggio non lo si dà con la voce, ma con l'intenzione, con l'interpretazione. Quindi utilizzare la stessa voce per tutti i personaggi, secondo me, non è sbagliato. Utilizzare la stessa interpretazione per tutti i personaggi, non sai fare questo lavoro. Parliamo di emozioni, naturalmente, anche le emozioni vengono trasmesse, anzi devono essere trasmesse con il doppiaggio, e voi siete bravissimi a farlo. Grazie e buon festival, buona premiazione. Un saluto a Voci FM da Flavio Aquilone. Tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it.